Il lavoro di Eugenio Tibaldi chiude un ciclo più ampio intitolato Under the Spell of Africa, un progetto di collaborazione e di scambi culturali in ambito di arte contemporanea voluto dal Ministero degli Esteri. Il lavoro di Tibaldi è un lavoro estremamente duttile e trasversale. La capacità di indagine e di ricerca di Eugenio lo rende particolarmente adatto ad un tipo di rapporto osmotico e simbiotico con le diverse realtà che va ad analizzare. Addis Abeba è l'ultimo dei suoi progetti diciamo, in contatto con una realtà urbana, ma da sempre ha sviluppato opere artistiche legate al territorio, a partire da Napoli, che è stata la sua città di adozione negli ultimi 15 anni, ma anche Torino, Roma. In ambito internazionale, il Cairo, Caracas, Cuba. Una delle impressioni più forti che ho avuto all'interno della città è stata quella di non sapere mai esattamente dove ero. E questa perdita di controllo fra lo spazio e il luogo e il posizionamento del mio corpo, della mia figura all'interno dello spazio è stato molto, molto particolare. Da lì sono passato poi a conoscere quello che è lo Zoma Museum, che è questo progetto per la città di questo spazio che si articola fra esterno, interno, che ha dei giardini, che ha delle mansioni, che ha delle funzioni diverse, e il contemporaneo è solo una delle variabili all'interno dello Zoma. ዞማ ማለት መነሻው ከመነሻው ዞማ የአርቲስት ነች። ያው ከመቶች ብዙ ዓመት ነው። ግን ዞማ የምትወክለው ወጣት አርቲስቶችን ነው። ስራቸውን በቅጡ ሳያሳዩ ወይም ታለንታቸውን ሳያሳዩ ያረፉ ሰዎች ሚሞሪ እንዲሆን በእሷ ስም ሆኖ ግን ወጣቱን የሚያገለግል ነው ዞማ። So the bridge is really symbolic to the museum. It's what connects us to the rest of the world. And that's because the environment needs that. The environment needs our collaboration. Because if we don't have that, it will suffer. So we learned that, okay, we also use that as a teaching process in the compound itself, because you see different plants growing together, different species growing together, and they actually need one another. Not only do they communicate to one another and feed each other, but also they also medicate one another. So instead of thriving through our differences, we thrive through the best of what we have as world citizens. And that's what Soma is all about, and that's what the bridge is about. Nel caso del ponte realizzato da Tibaldi, Anthropogenic Connection, che diciamo, ha una connaturata anche matrice umoristica, direi, nel titolo, è piuttosto un punto di vista diverso. Ecco, io credo che questo sia il valore dell'arte, la capacità dell'arte, quello di osservare la realtà e di dare, o quantomeno di suggerire, delle diverse interpretazioni e delle diverse letture. Eugenio, nel suo amore verso le periferie, verso quello che è al margine, ha reinterpretato una serie di elementi ritrovati nella città di Addis all'interno della sua opera. E questo è infatti un ponte non ponte, è un ponte costituito metà da metà scivolo, un ponte che non è del tutto percorribile o comunque non necessariamente percorribile. È, come si suol dire, una macchina celibe, ovvero qualcosa che non è necessariamente funzionale. Ecco, in questo possiamo anche analizzare le caratteristiche del lavoro di Eugenio, cioè quello di combinare architettura, design ed arte. A guardar bene, infatti, gli elementi ludici che compongono il ponte e magari di carattere decorativo sono tutte similitudini con l'aspetto erbario, se vogliamo, della città di Addis. Questo si riflette sia nell'opera appunto permanente, con l'innesto di una serie di dettagli che richiamano appunto la natura, come per esempio le foglie di agave realizzati con copertoni esausti, oppure i dettagli delle piante, la ripresa dell'eucalipto attraverso invece lamiere dismesse. I materiali che fanno parte del ponte e con cui il ponte è stato costruito hanno una valenza estetica,
nell'accezione che io ho dell'estetica, quindi della scienza che ne studia gli aspetti dal bello al brutto a 360 gradi, ma soprattutto un valore concettuale. Si tratta di materiali già presenti nella città, materiali che io ho trovato durante i giri, o altri materiali che ho fatto cercare appositamente perché volevo ritrovare determinate emozioni. Alcuni sono in plastica, altri sono in vecchie lamiere, altri sono vecchi pezzi di ferro. La pavimentazione del ponte sono le mattonelle dei marciapiedi di Addis Abeba, e così via. Le parti, per esempio, delle luci sono in plastica e anche la fragilità e l'idea che nel tempo potranno distruggersi, questa cosa fa parte anche di tutto l'aspetto concettuale del mio lavoro. Il mio lavoro che può mutare, deve mutare. Eugenio Tibaldi, secondo me, è riuscito anche a comprendere l'attualità dell'Etiopia. È molto importante questo. Noi lavoriamo su quello che sappiamo, sulla bellezza che sappiamo produrre, gli italiani e gli etiopi. Ma alla fine ogni opera d'arte, ogni produzione del nostro pensiero ha a che vedere con col dove stiamo andando, col futuro e con la nostra contemporaneità. E va detto che il contesto etiopico è estremamente complesso, è una società molto interessante e in grande evoluzione. La città di Addis Abeba è un'esplosione emotiva, è un luogo che determina il coinvolgimento di quasi, credo, tutti quanti gli aspetti sensoriali, dall'olfatto alla vista, all'udito. È una città spesso anche disturbante da questo punto di vista. Ho attraversato delle zone che sono state la rappresentazione in terra di cose che io non avevo mai neanche immaginato e che avevano un sapore molto più antico di quanto noi possiamo immaginare. Ricordo una giornata in cui sono sceso giù nei meandri di mercato per cercare dei lavoratori che riciclavano il ferro, e la persona che mi accompagnava continuava a dirmi: basta, non scendiamo più, qui non si può andare, Eugenio, togli quel telefono, smettila di fotografare, non è una condizione normale. E io continuavo a dire: andiamo, scendiamo. Le strade erano sempre più piccole, le baracche erano sempre più attaccate una all'altra, e il suono di questo ferro che veniva martellato in continuo, i fuochi accesi, le forge, queste persone che camminavano con questi tondini di ferro lunghi 3-4 metri e si infilavano in queste viete, tutto è diventato una sorta di danza, di movimento coordinato in una sorta di girone dantesco. Era davvero uno scenario in cui io mi sentivo fuori non soltanto dal luogo, ma fuori anche dal tempo. Il risultato finale del ponte non è l'esatta volontà, ma è un compromesso dettato da luogo, livello culturale, possibilità economiche, ma anche dall'imprinting stesso che il lavoratore dà nel momento in cui costruisce quell'elemento. E questo aspetto, che per me è fondamentale nella costruzione del lavoro, diventa determinante quando arriviamo al dettaglio del ponte stesso, per cui ho lasciato che tutte le persone che hanno collaborato in questo progetto potessero alla fine in qualche modo personalizzare e quindi avvicinare di nuovo un processo più naturale della costruzione dell'elemento artistico. È come se questo ponte contenesse ponti diversi. C'è stato un primo ponte, una prima relazione fra l'Istituto di Cultura ed Eugenio Tibaldi, e poi vi è stato un meraviglioso incontro anche con
con Giancarlo Elmi, che rappresenta una delle più importanti ditte italiane in Etiopia, che anche lui è rimasto entusiasta del progetto e ha deciso di contribuire proprio alla realizzazione del progetto. Ma poi c'è stato tutto il lavoro di Eugenio con le maestranze, con lo Zama Museum. E, sì. E questo è secondo me è stato importante. È stato importante avere un artista come Eugenio Tibaldi, con la sua metodologia qui in Etiopia, dove appunto, forse ancora più qui che in altri luoghi, è importante condividere ciò che si fa, non solo mostrare o portare la nostra bellezza, ma crearla e metterla in relazione con il pensiero, con le idee, con la progettualità di chi sta con noi qua, delle persone locali. Noi ci siamo occupati della parte strutturale, abbiamo fatto anche il design della parte strutturale, insieme agli input, ai suggerimenti, alle indicazioni di Zoma. E quindi direi che la collaborazione sicuramente attuale che porta a compimento quest'opera credo che sia sicuramente vedrà delle esperienze anche nel futuro. Eugenio ha voluto coinvolgere la società di costruzione nel processo creativo, anche se è vero che lui aveva già in mente l'opera, aveva già in mente come farla, ma ha voluto veramente dare uno spazio rilevante in un certo senso a noi come società di costruzione in questa realizzazione. Cioè è stata un'esperienza dove vedere, riuscire a farci vedere l'arte e riuscire a renderci partecipi di questo processo creativo in maniera direi quasi unica, probabilmente sì. I've read and familiarized myself with his works since 2001, and like the illegal garden, the personal bridge, and it's a huge honor to be part of this project. His design is very artistic, and the fact that recyclable materials can be put together to bring this piece of art is breathtaking. Like any project manager, the satisfaction of seeing what was on the design actually on the ground, I think that's what I'm proud of. Realizzato attraverso questa dinamica in cui calibro una sorta di perdita di controllo della forma estetica, esattamente la forma estetica che io volevo realizzare. Perché se esiste un valore nel contemporaneo, nella ricerca contemporanea che ho deciso di approcciare ormai da molti anni, è quella di avere l'ambizione di parlare del cambiamento nel momento in cui il cambiamento stesso avviene. E nel momento in cui io ne parlo è già cambiato e questo aspetto di fragilità e di atemporalità dell'azione allora deve diventare elemento concettuale e narrativo all'interno della cosa e il risultato estetico fa sì che io diventi il primissimo fruitore del mio lavoro. So when he came up with his concept, it was very different from what I thought. But at the end of the day, he's an artist. So he is thinking something from his perspective, what will be good for the space. So he came here and looked at the space and he had an idea of what should happen here because he also was throughout the city looking at different things. So he wanted to bring everything into here. So he incorporated something that will also be playful with children. So instead of using the one of the 40 bridges, we had to find a separate area for his bridge to happen, which was also a wonderful challenge to do. So yes, he has actually, if anything, he has passed my expectation. I think the public at Zoma is very much looking for dynamism and a space that is active, and I think the bridge does do that for them. So I think there will be a very positive reception of it.
this was the first bridge of a series of a longer project that we're planning to run. And as the first bridge, I think it was a very key learning experience for us also to understand how we want to run these projects in the future. So we're actually extremely grateful to all of the collaborators, both here, the artists and the Italian Cultural Institute, because they really have helped us understand how to run this project. They bared with us even in the hardest time. It was a process of mediation. And now I think thanks to their collaboration, we have a much clearer idea of how to move forward, even with the future projects that they will run. So a great learning curve for us. È un onore, è una gioia, anche un punto d'orgoglio che la prima ponte realizzato da un artista straniero sia il ponte di Eugenio Tibaldi, che dona un'opera assai specific a un'importante istituzione etiopica e che si ritroverà a gioco forza a dialogare con future acquisizioni del museo e con tutta l'opera di Elias Sim. Quindi si tratta di nuovo di un dialogo costante e anche permanente.